Buonasera a tutti e tutte, bentornati qua in diretta dallo stand Books and Media con Radio Sherwood. Siamo qua con l'amico, compagno, giornalista Daniele Nalbone, che Ciao, ciao a saluto. tutti. Ciao, grazie. Io evidentemente non sono Gian Giacomo Schiavi, che purtroppo ha avuto un problema, è dovuto tornare a Milano per questioni di direzione del Corriere della Sera, ma proverò comunque a fare del mio meglio per intrattenere e cercare di approfondire questo tema importante. Stasera presentiamo il libro scritto da Daniele insieme ad Alberto Pugliafito, Slow Journalism, chi ha ucciso il giornalismo. Prima di addentrarci nella discussione, ci tenevo a dire due cose. La prima, la vedete, qua c'è un cartello. Oggi la Sea-Watch, dopo 14 giorni di deriva forzata, è riuscita a forzare il blocco che le avevano imposto le autorità italiane, e si sta avvicinando al porto di Lampedusa. Lo diciamo a chiare lettere, lo diciamo ad alta voce. Questa sera ci sarà anche un intervento dal palco di Sherwood, lo Sherwood Festival, la redazione di Radio Sherwood, di Global Project, sostiene la Sea-Watch, fateli scendere, chiudete i porti, chiudete Salvini, la Meloni nelle navi e mandateli via dall'Italia, per favore. E ci sono iniziative importanti in tutta Italia di solidarietà con la Sea-Watch. Anche a Padova, domani alle 19, ci sarà un presidio pubblico davanti alla prefettura. Ti rubo, Daniele, Vai solo un tranquillo, altro assolutamente. minuto, visto che stasera parliamo di giornalismo. È stato detto prima anche al TG Sherwood, c'è un giornalista che conosciamo bene, che è Paolo Berizzi, giornalista autore di Nazitalia, giornalista di inchiesta appunto soprattutto sui temi, sugli interessi, sulle fitte trame che riguardano l'estrema destra in Italia. Questa sera è stato invitato per un incontro pubblico a Verona, è stato minacciato da tutte le varie forze dell'estrema destra anche per il luogo dove ci sarà l'incontro, che è vicino allo stadio, che evidentemente qualcuno si arroga il diritto di aver un po' assunto a sua roccaforte. Siamo solidali con Paolo Berizzi, nessuna minaccia potrà mai tacere chiunque fa inchiesta in maniera sana. Questa sera, anche come centri sociali del Nord-Est, siamo a Verona e stiamo sostenendo questa cosa. Grazie, intanto mi associo alle due cose. È fondamentale in questa fase dove si parla tanto di crisi del giornalismo e anche il nostro lavoro è dedicato appunto a questa fase, sostenere un modo di informazione diversa e quindi in alcuni casi più partigiana. E quindi fateli scendere non è solo un hashtag radiofonico o social, ma è proprio un principio di base della nostra Costituzione, che in questo momento è quella più lesa da questo governo. E per quanto riguarda quello che sta accadendo a Verona, lo commentavamo prima, il coraggio di questo giornalista è encomiabile, il fatto che vada avanti nonostante tutto e nonostante tutti deve essere un messaggio per tutti noi, che non possono essere di certo le minacce a fermare questa professione. Ti ringrazio, Daniele, per queste parole. Veniamo a noi. Chi ha ucciso il giornalismo? Allora, chi ha ucciso il giornalismo è ovviamente la traccia di questo noir che abbiamo scritto sul mondo dell'informazione. Chi ha ucciso il giornalismo è una domanda fortunatamente retorica e la risposta che diamo quando ci viene fatta questa domanda, che ovviamente è sotto la copertina del libro e quindi è la domanda centrale, è forse non c'è ancora nemmeno il cadavere del giornalismo. Però di una cosa siamo certi, ci sono tanti, tanti maggiordomi, tante persone, tante realtà, tante case editrici, tanti editori, tanti organi di informazione che stanno cercando di uccidere il giornalismo. Se noi abbiamo fatto questo lavoro è perché crediamo che il giornalismo non sia ancora morto, ma ci siano anche in questo caso delle sacche di resistenza importanti per tracciare un nuovo modo di fare questa professione, che poi nuovo modo già questo è sbagliato, cioè c'è un modo giusto per fare questa professione.
Voi avete trattato molto il giornalismo nell'era social, in particolare tu ti occupi di quello. Quali sono gli intrecci possibili, i nessi e anche gli interessi che stanno tra il giornalismo digitale e il giornalismo cartaceo? Beh, la sfida è tutta lì. La sfida è cercare di costruire un modello unico di informazione. Intanto smetterla con, e mi riferisco alle grandi redazioni, parlare dei ragazzi del web, per esempio, che già sarebbe un grande passo in avanti. La vera sfida è quella di capire dentro di noi, in primis, che non c'è un giornalismo di serie A e di serie B, ma c'è un giornalismo, uno solo. E non conta la piattaforma sulla quale lo si porta avanti. E poi c'è la sfida, quella totale, quella globale, di creare dei modelli di business che siano realmente sostenibili per un'informazione che noi in questo lavoro abbiamo definito buona, giusta e pulita. Perché l'informazione che stiamo vedendo oggi non è buona, non è giusta e non è pulita. E questi tre aggettivi non sono buttati a caso. Sono tre aggettivi che dovrebbero accompagnare la professione di ogni giornalista che ha a cuore una cosa soltanto, e cioè i lettori. E quindi ricordarci che i picchi di traffico sul web, le cose virali, le condivisioni, mi piace, non sono numeri, ma sono persone che cercano un'interazione con l'organo di informazione. Se noi li riduciamo a numeri, perdiamo qualsiasi tipo di battaglia. Tu in particolare hai seguito il caso Noa anche sul Paese Sera, che è, per chi non lo sapesse, questa ragazza che è morta in Olanda. Come è stato trattato, in particolare dai media italiani? Beh, il caso di Noa è il caso esemplificativo dell'informazione italiana malfatta. Parto da un principio di base che doveva governare quella notizia. Si tratta della morte, che sia suicidio o che sia eutanasia, nel momento in cui è arrivata la notizia, non doveva importare, perché era morta una ragazza di 17 anni. Quindi una minorenne, e tutte le nostre carte deontologiche dovevano farci dire una cosa soltanto: non è una notizia da dare in pasto al pubblico, perché si tratta di una minorenne. Noi invece abbiamo preso le fotografie, l'abbiamo usata, l'abbiamo cavalcato la non notizia dell'eutanasia, affidandoci alla classica filiera dell'informazione web, dell'informazione veloce, dell'informazione vittima di quello che abbiamo chiamato istantismo, poi magari ne parleremo, e cioè un organo di informazione locale che dà una notizia sbagliata. Questa notizia vola nel Regno Unito sul Daily Mail, e già lì ci dovrebbe scattare un campanello d'allarme. Per qualche motivo l'ANSA la ribatte e scatta nella testa dei giornalisti italiani la data l'ANSA, tana libera tutti. Nessuno si è preso la briga di fare una cosa semplicissima: collegarsi sui media olandesi, visto che su Facebook la notizia è stata data con i classici commenti, la notizia che scuote l'Olanda, come ne hanno parlato, e scoprire che in Olanda di quel caso non se ne parlava minimamente. Noi abbiamo parlato di Noa, abbiamo parlato di eutanasia, quando invece è stato un caso di suicidio scelto da una ragazzina che non ce la faceva più a vivere la sua vita, e l'abbiamo data in pasto all'informazione. Abbiamo addirittura portato il Papa a parlare di quel caso, tanto è finita sulle prime pagine di tutti i giornali. E c'è stato un giornale in particolare, anzi due casi in particolare, non sono per toccare nemici, ma che ci tengo a far capire proprio la follia di quel momento. Uno è Open, il giornale fondato da Mentana, che dà la notizia. Su cui tu non sei mai stato molto tenero, mi No, non pare. sono mai stato molto tenero, ma non per partito preso, ma proprio per analisi fatte e speranza di avere un prodotto nuovo in Italia, che nuovo purtroppo al momento non è. E che cosa fa Open? Dà la notizia. Il giorno dopo quella notizia arriva la smentita di una non notizia, però noi l'abbiamo presa come smentita, ma non era una notizia, quindi non c'era la smentita, e dice smentita la stampa internazionale. No, cioè ti sei smentito tu. Cioè, se tu scorrevi la bacheca di Open, 12 ore prima c'era quella notizia che loro poi dicevano smentita la stampa internazionale. E Repubblica, che dà la notizia in prima pagina, e
e il giorno dopo, non contenta, fa una cosa ancora peggiore, cioè il diario del loro inviato in Olanda che inizia dicendo: sono andato a casa, ho citofonato, non mi hanno aperto. Cioè, siamo addirittura andati a citofonare a quella famiglia. E questo credo che sia un caso che ci dovrebbe far riflettere, poi su alcuni temi ci torneremo. E c'è un po' una chicca che vogliamo raccontare questa sera, ossia ci doveva essere un capitolo in più in questo libro. Un capitolo che però poi sicuramente sarà tema di altri libri che scriverai, che scriverete, quello sul MacGuffin. E parliamo di immagini, parliamo dell'uso delle immagini. Proprio in questi giorni c'è la solita polemica, no? Sull'utilizzo, poi è chiaro che c'è un discorso sull'uso di immagini che riguardano la morte, che fa parte a mio avviso della cultura occidentale, ma su questo voglio non tediare i nostri ospiti e chi ci segue via streaming, che riguarda appunto il padre, il papà e il figlio che sono morti, migranti che sono morti sul Rio Grande. Però che cos'è il MacGuffin? Allora, questo libro, parto da questa precisazione, è un libro che in copertina ha solo due nomi, ma è un libro collettivo. Ci sono tanti colleghi che ci accompagnano quotidianamente nel loro lavoro dietro questo volume, in particolare la redazione di Slow News, di cui Alberto è direttore, e Andrea Coccia, uno dei fondatori di Slow News, nel 2015, ora non vorrei sbagliare le date, fece un pezzo sul MacGuffin, ed erano i giorni in cui si discuteva della famosa foto di Aylan, il bambino curdo morto in spiaggia. E lui citava questo MacGuffin, che è una pratica cinematografica inventata da Hitchcock. Per farvela capire, è un'immagine che è fondamentale all'interno di una storia, ma non così fondamentale per lo sviluppo della storia. Cioè, dà l'immagine a chi guarda un film. L'esempio più famoso è la valigetta di Pulp Fiction, per intenderci. Tutti sappiamo che c'era questa valigetta, addirittura il protagonista a un certo punto la apre e ne resta abbagliato, ma nessuno di noi ha poi saputo cosa ci fosse in quella valigetta, e quella valigetta non è importante per la trama. Ecco, noi stiamo riducendo l'uso delle immagini a questa cosa, a da un lato rumore di fondo e dall'altro un elemento che distrae ma non è così importante, su cui confrontarci ma che non ci dà il taglio della notizia. E l'effetto che si viene ad avere è che tutto è incentrato sulla discussione, quella foto del bambino con il padre morti in Messico al confine. È da pubblicare o no? Quindi il dibattito si sposta su un altro elemento. Non si parla dei flussi migratori, non si parla dei muri, si parla dell'uso di quell'immagine. E quello che succede nella nostra testa è molto semplice. Tu parti dalla storia che occupa i primi 10 minuti dalla visione di quella foto, a una seconda immagine non diventano più il bambino e il padre, ma un bambino e un padre, diventa argomento di discussione. Avete visto la foto del bambino con il papà morti? E ci spostiamo totalmente a discutere di altro. Ecco, questo è quello che sta facendo l'informazione, soprattutto in Italia oggi. Anche l'uso di immagini forti porta l'attenzione dei lettori su un altro piano di discussione. È come l'esempio che faceva Andrea nel pezzo è geniale. Anziché essere gatti che cacciano topi, siamo cani che riportano bastoni. Ecco, quello lì è quello che sta avvenendo con questo uso delle immagini, con questa pornografia dell'immagine. Cioè, siamo talmente tanto accecati che perdiamo il filo del discorso. E veniamo a un'altra questione che toccate in questo libro, la toccate in più punti, ed è un tema annoso per il giornalismo, quello della verità. Noi, ad esempio, da soggetti che fanno informazione, militanti, ci siamo sempre approcciati al tema della verità, mai assolutizzandolo. Prima facevamo uno scambio di battute: se fosse utile a far cadere il governo, su Global Project metterei una serie di fake news infinita.
La questione della verità è una questione spinosa. Assolutamente. Come l'affrontate nel vostro libro e anche nella tua carriera di giornalista? Come l'hai affrontata? Allora, intanto cerco il capitolo per leggervi una cosa divertentissima proprio sul tema della verità. Noi partiamo da un dato di fatto, che la verità non esiste. Cioè non c'è un giornalista depositario della verità, e addirittura è la legge fondativa della stampa del 63 che dice che un giornalista deve attenersi alla verità sostanziale dei fatti, proprio assumendo il fatto della fallacità del giornalista. Se io e te andiamo in un luogo e raccontiamo la stessa notizia, la possiamo raccontare in due modi diametralmente opposti e nessuno di noi magari sta mentendo. Questo è un esempio, ma l'altro esempio può essere se io vado in una zona terremotata e punto la telecamera solo e soltanto sui cantieri in costruzione, posso farti credere che la ricostruzione è in corso. Se la sposto sulle macerie, posso farti credere che la ricostruzione non è mai iniziata. Quindi come ci muoviamo in questo emisfero? Cioè, un giornalista che punta solo sulle macerie non sta dicendo una bugia. Le macerie ci sono, ma al tempo stesso c'è la ricostruzione in corso. Quindi noi analizziamo questa situazione in una maniera molto fredda. Cerchiamo di attenerci alla fiducia che il giornalista deve conquistare nei lettori e il rispetto che deve avere del proprio pubblico. Quindi un rapporto diretto fra il giornalista e il pubblico. Se io ti leggo è perché ho fiducia in te, ho fiducia in quello che mi dici, ho fiducia nella persona che magari conosco, se si tratta di un rapporto amicale o più profondo, e sfruttare da un lato questa fiducia, ma al tempo stesso rispettarla, e quindi essere autorevoli in quanto tale, non voler ergersi a depositari della verità, ma a colui che ti racconta una storia. Se te la racconta lui, di quella storia ti puoi fidare, perché di quel giornalista mi posso fidare, e quindi praticare determinate regole che noi abbiamo messo anche tra virgolette per iscritto in un manifesto, ma che posso racchiudere semplicemente in una cosa: nella capacità di ammettere l'errore quando si è sbagliato. Ed è quello che dovrebbero fare molti giornali sui social. Purtroppo nelle redazioni è pieno, quando arrivano i commenti sotto un articolo, di giornalisti che scuotono la testa e dicono: la dico alla romana, oddio che rottura di questi qua. E invece no. Ok, che rottura dei coglioni questo qua che ancora commenta. Invece no, si può tranquillamente rispondere a quel commento, riargomentarlo, magari una richiesta di informazione in più, magari una richiesta di chiarimento, e quindi recuperare quell'elemento. Il giornalismo è relazione, quindi io ascolto Radio Sherwood perché mi fido di Radio Sherwood, mi fido dell'informazione che dà Radio Sherwood. Paradossalmente io, conoscendovi su un corteo sulle navi, quando c'è stata la nave che si è scontrata contro la banchina, io non dovevo verificarla, perché se l'avete vista voi mi fido, ma non mi fido perché vi conosco, perché siete lì, siete fonte primaria per quanto mi riguarda il territorio. Quindi se dite che a Venezia è successa quella cosa, io mi fido di voi. Ecco, noi la centriamo molto su questo, la verità, sul recuperare fiducia da parte del giornalista nei confronti del proprio pubblico. In questo caso parlo da pubblico a testata di informazione. Quello che abbiamo smesso di fare pubblicando la qualunque, su qualunque argomento, giornalisti che scrivono di tutto, è stato proprio questo: perdere la fiducia. E quindi di bufala in bufala, o di notizia che non ti piace in notizia che non ti piace, perdi la fiducia. Io ti ringrazio per la fiducia che ci poni, mette un po' di ansia questa cosa. Trattate anche altre questioni importanti, ad esempio quello dello sfruttamento della figura del giornalista, che può sembrare un tema secondario, in realtà poi scopriamo essere tema primario. Partendo voi, cioè, il punto di vista è quello della crisi del giornalismo sul piano professionale, ma nel senso sul piano proprio della figura del giornalista, che è meno retribuito, che è sempre più precario. E qua andiamo anche incontro a un'altra questione, il fallimento della Carta di Roma, ad esempio. E parlate di condizioni lavorative, parlate di sfruttamento, come si intreccia tutto questo con il resto delle questioni?
Beh, noi abbiamo messo due o tre capitoli proprio sul tema delle condizioni lavorative e sulla qualità sul posto di lavoro, perché è strettamente connessa alla qualità del prodotto giornalistico. Gli esempi sono molto semplici da fare. Se i nuovi piani editoriali dei siti All News, per esempio, prevedono 100 articoli da fare al giorno, e vanno veramente per numeri, perché è questo che chiedono gli inserzionisti pubblicitari, quindi 100 spazi nuovi al giorno, io devo riempire 100 nuovi spazi al giorno. Se ho una redazione di 10 persone, significa che ogni persona deve scrivere almeno 10 articoli. Se una giornata lavorativa è di 8 ore, io significa che ho all'incirca 20 minuti di tempo per ogni notizia. Quindi già qui capiamo come la qualità del tuo modo di lavorare influisce sulla qualità del prodotto che vai a creare, perché in 20 minuti cosa puoi mai scrivere? Ed è il primo punto. Il secondo punto è, siccome servono redazioni molto numerose per fare molti articoli, si pagano poco i giornalisti. E i nuovi editori, quelli che guidano le classifiche oggi, eppure fatturano 9-10 milioni di euro l'anno, i siti All News più pop, più nuovi, le nuove realtà, insomma, hanno avuto dalla loro parte un sindacato che, stante la crisi del giornalismo, ha accettato tutto, fino ad arrivare alla creazione. Ora potrà sembrarvi meno interessante, ma vi assicuro che è fondamentale per capire la scarsa qualità dell'informazione italiana, alla creazione di un contratto che si chiama USPI-FNSI. L'USPI è Unione Stampa Periodica Italiana. È un contratto, la retribuzione media è fra gli 800 e 800 e 1000 euro, che è nato per quella che noi in gergo chiamiamo la stampa dei preti, e quindi per quei piccoli giornalini della parrocchia, per i piccoli siti locali, eccetera. E poi di volta in volta è stato applicato a tutti i più grandi siti di informazione, fino ad arrivare a quelli che fatturano 10 milioni di euro. E questo perché si continua a credere che è meglio avere tanti giornalisti pagati poco che il numero giusto di giornalisti pagati il giusto, perché così c'è tutto un sistema economico che quantomeno può andare avanti, legacy. Numero di iscritti magari a un sindacato, numero di giornalisti inseriti o che versano all'INPGI, settore sempre più in crisi. E quindi quello che si sta creando è quello che noi abbiamo chiamato, si è creato un contratto per lavoratori poveri. Questa cosa qui è strettamente connessa al mondo dell'informazione, perché con 1000 euro al mese e dovendo fare 10 articoli al giorno, che tipo di informazione produci? Un'informazione di scarsissima qualità. E il risultato è davanti agli occhi di tutti, penso. C'è un altro capitolo che incuriosisce tanto, anche per il titolo. Che cos'è scusate, la confusione dell'istantismo? Sì, ecco, allora, uno dei motivi per cui abbiamo scritto questo libro, oltre per il gusto di sentirci, come ci hanno chiamati in più presentazioni, dei pentiti di mafia, tra virgolette, perché questo mondo lo abbiamo co-creato anche noi, perché siamo stati alle direzioni di siti All News per tanti anni e abbiamo sensazionalizzato l'informazione come nessun altro, forse. Cioè, inventavamo i claim da Facebook per far cliccare le persone, quindi siamo parte in causa del problema e non ce ne tiriamo indietro. Ci siamo resi conto dell'assenza della teoria in questo mondo. Noi abbiamo subito la rivoluzione digitale nel giornalismo senza minimamente capirla. Quindi immaginate la scena di chi dopo anni dice: ah, voglio aggiornarmi, vado in libreria e scopro che non c'è un libro che mi possa aggiornare. Beh, allora abbiamo detto: va bene, noi non possiamo fare un libro per aggiornare noi stessi, ovviamente, perché sarebbe un controsenso proprio. Abbiamo detto: ok, allora spieghiamo ai lettori quello che sta avvenendo, così si rendono conto e magari la smettono di urlare ai complotti contro chissà quale potere occulto che guida le fake news e i giornalisti, e magari stanno per una volta dalla nostra parte, capiscono che è un intero sistema che sta collassando. E ci siamo resi conto dell'assenza in italiano di un termine che rendesse bene l'idea del problema principale. Abbiamo creato istantismo, cioè questa patologia che è del lettore e del giornalista, che si traduce semplicemente in quello che è accaduto a Roma qualche notte fa, per esempio, scossa di terremoto,
e la gente, anziché se preoccupata a uscire di casa, magari, stava lì dicendo aspetta, devo vedere dov'è la magnitudo, aspetta, devo vedere dove è stato l'epicentro. Metti terremoto ultima ora, ma ancora i giornali non dicono niente. E poi dopo un po' comincia a riempirsi internet di articoli con terremoto a Roma, è stato sentito dai cittadini, ancora sconosciuta la magnitudo e l'epicentro. Che informazione è? Cioè io sto cercando informazioni, tu mi dici la stessa cosa che mi hai detto tu, perché sai che verrà cercata in quel momento dai lettori su Google terremoto Roma ultima ora. Ecco, questo è l'istantismo. Riempire internet di link che non sono minimamente notizia, ma sono i luoghi di atterraggio della curiosità dei lettori. Quindi poco importa se il contenuto c'è. L'importante è creare la scatola in cui far arrivare i lettori. Questo qui è appunto l'istantismo, il momento in cui c'è la scossa di terremoto, io intanto faccio l'articolo, senza nemmeno sapere che cosa è successo. Sì, tra l'altro su questa cosa del terremoto leggevo un articolo l'altro giorno, perdonatemi, non ricordo su che testata, per cui quando c'è un terremoto la maggior parte delle ricerche ormai si fanno su Twitter e non sui vari istituti nazionali di sismologia, quindi questo hashtag è terremoto. L'hashtag terremoto ci dà un'immagine più precisa, questo è abbastanza... Però capiamo quanto è inquietante tutto ciò, no? Ma non inquietante cercare hashtag terremoto, quello è normale che un lettore lo faccia, ma che nelle redazioni si scatti il panico per dire chi fa l'articolo terremoto ultima ora, chi fa l'articolo terremoto, e quindi vengono prodotti anche quattro articoli con l'URL, cioè per farvi capire proprio quello che c'è sulla barra, terremoto oggi Roma, poi un altro terremoto ultima ora Roma, terremoto Roma con la data, e quindi cioè, questo è quello che si viene a creare, piani editoriali fatti così, dove tu apri quattro finestre e intanto fai quattro URL diverse in modo che qualcuno magari ci arrivi. Esatto, come nella parte estiva dello sport avviene con il calciomercato, ad esempio, per quel che riguarda le testate sportive. E siamo giunti al momento in cui però io ti devo fare una domanda. Vai. Che cos'è lo slow journalism? È un modello? È un metodo? Allora, alcune volte abbiamo pensato di aver sbagliato titolo, perché adesso ci prendono tutti per lumache, cioè quindi dici no, ma io devo fare un sito di informazione, non ti chiamo a lavorare perché tu ci metti 6 mesi per fare un articolo. No, slow journalism non è un prodotto, slow journalism è un metodo di lavoro. Si può essere slow journalist, si deve essere slow journalist sulle breaking news. Cioè, semplicemente il discorso è non fare l'articolo terremoto ultima ora Roma finché dati ufficiali non ti hanno detto dove è stato quel terremoto, quell'epicentro, se ci sono stati danni. Perché anche semplicemente immaginate che figura è se quel terremoto fosse stato all'Aquila e l'Aquila era di nuovo distrutta e tu l'avevi sentito a Roma. Però siccome è Roma tu metti terremoto Roma e quindi magari per 20 minuti ti preoccupi di chi ha sentito la scossa a Roma, quando magari ci sono persone sotto le macerie a 200 chilometri. Quindi è aspettare non chissà cosa, di avere la notizia. Noi qui dentro spieghiamo, secondo me, molto bene come ci si può muovere nell'agenda delle breaking news, come c'è un'alternativa e c'è un esempio. Maratona di Boston, la famosa maratona, l'attentato, morti, esplosioni, panico. E a un certo punto cominciano sui vari social e su Twitter a spuntare video su video di esplosioni da qualunque parte del mondo, perché l'importante è, per fare click, mettere un'immagine generica di esplosione e la gente clicca sperando di vedere il video, invece quel video non c'è. C'è un gruppo di giornalisti che è stato il gruppo di giornalisti che ha pubblicato il primo video della maratona di Boston, perché ha trovato un video in rete. Uno di loro era di Boston, anche se la redazione era New York, ha riconosciuto Boston, quindi già c'è un tassello, ok? Quantomeno è Boston, non è Miami. Secondo step, hanno individuato la persona tramite il feed, semplicemente, che ha postato quel video, hanno visto chi era e hanno cercato di capire se quella persona era realmente a Boston in quel momento. Quella persona era realmente a Boston, hanno guardato i loro amici, i suoi amici, hanno trovato su Facebook il nome della figlia, hanno scritto alla figlia ha dato il numero di telefono della madre,
hanno chiamato la madre e si sono fatti raccontare tutto. Tempo 8 minuti. Loro in 8 minuti hanno verificato che quel video era il video della maratona di Boston. Se tu sai usare il mezzo su cui lavori, puoi verificare le notizie in poco tempo. Quindi ecco, slow journalism è anche l'appello a una formazione dei giornalisti, anche un messaggio a chi fa i corsi di giornalismo, per intenderci. Investiamo molto sulla nostra formazione. Su questa qui può essere la strada per recuperare un'informazione buona, giusta e pulita. E tra l'altro voi avete insistito tanto sul fattore tempo nel libro e avete anche proposto una sorta di manifesto in 10 punti. Sì, noi siamo, io e Alberto ci siamo, e anche questi qui sono un po' i casi della vita, incontrati la prima volta all'Aquila sulle macerie del terremoto, io per Liberazione e lui per un documentario che stava facendo sulla protezione civile, e ci siamo rincontrati al momento in cui abbiamo smesso le nostre esperienze lavorative, proprio grazie al manifesto per lo slow journalism, che era stato partorito nella redazione di Slow News e con il salto lo abbiamo tra virgolette adottato, e poi è diventato una parte fondante di questo libro. E la prima regola dello slow journalist è proprio: il tempo è l'unica ricchezza che abbiamo. Il tempo oggi è l'unica cosa che ci è rimasta per verificare una notizia, per raccontarla, e il tempo è quello che chiediamo ai lettori, chiediamo il tempo di leggere. E il tempo è un elemento finito, quindi se noi riempiamo l'elemento finito tempo di spazzatura, il lettore inevitabilmente preferirà trascorrere il proprio tempo altrove e quindi non informandosi. Se noi diamo importanza al nostro tempo per la produzione di un articolo e al tempo del lettore per la lettura di un articolo, stiamo facendo il giusto lavoro. Stiamo riconoscendo al tempo l'elemento centrale che ha in questa società. Quindi l'invito è sì a rallentare quando si tratta delle breaking news finché non se ne è certi, ma al tempo stesso l'invito è quello di dare importanza al tempo che i lettori ci concedono leggendo appunto i nostri scritti o guardando i nostri video. E poi nei 10 più 1 regole, vi dico soltanto la 10ª più 1, è proprio incentrata molto su questa cosa, perché recita: senza la fiducia di chi legge, chi scrive non è nulla. Quindi l'invito è proprio quello, a recuperare da un lato passione e dall'altro a ridare importanza a questa professione, dando rispetto sia alle notizie che raccontiamo e quindi a chi è oggetto del nostro racconto, che alle persone a cui forniamo i nostri racconti e quindi alle persone che leggono. E siamo all'ultima domanda che voglio farti, Daniele. Mi dispiace di purtroppo che questa chiacchierata deve finire così presto. Ci hai parlato di questioni che riguardano la profondità del fare giornalismo, del fare informazione, ma anche delle possibilità che ci sono. Noi ci siamo sempre approcciati alla questione dell'informazione, oltre che, come dicevo prima, con un approccio ovviamente militante ed attivisti, anche con un senso di cooperazione. Secondo te è proprio dentro la cooperazione che ci possono essere nuove possibilità, nuovi orizzonti, nuove sfere che si schiudono? Beh, allora, questo libro intanto è cooperazione fra tante persone. E quindi è già un esempio. Una delle cose più belle che dice Alberto quando lo presenta in giro è: questo libro nasce su una interlocuzione fra me e Fandango, quindi è un libro che devo fare io. Appena mi metto a lavorarci, la prima idea è: chiamo Alberto e lo facciamo insieme. E non chiamo Alberto e lo facciamo insieme perché non ero in grado, come racconta sempre Alberto, perché due punti di vista diversi sono già un confronto per far partire quello che speriamo diventi sempre di più un movimento. Noi sentiamo che nell'aria, nel nostro mondo, c'è qualcosa. Quel qualcosa per il momento è malcontento, è insoddisfazione economica e professionale. Noi crediamo fortemente sia nella cooperazione, e questo libro lo dimostra i rapporti che ci sono con
i miei progetti, i progetti di Alberto, i progetti dei nostri gruppo di giornalisti romani e loro che stanno di base a Milano. Abbiamo fatto già degli eventi trasversali insieme e funziona sempre di più. Ma al tempo stesso crediamo molto in quella che potremmo definire la competizione. Cioè non dobbiamo necessariamente viaggiare su lo stesso binario. Possiamo anche viaggiare su due binari paralleli, ma esserci utili allo stesso modo. Per esempio, capendo qual è un collega di cui fidarsi, con cui fare squadra e poi due prodotti diversi. O su quali sponde giocare, perché faccio un esempio molto banale. Se una notizia buca su un organo mainstream, vince anche l'organo di informazione più piccolo, perché hai più possibilità di far sapere quella voce perché ha bucato il tema. Quindi una cooperazione è anche quella che non è diretta sul prodotto. Poi è ovvio che la mia storia e la storia di Alberto, e altrimenti non se ne è neanche qui a parlarne con te in questi termini, dice che l'unico giornalismo in cui credo io sia quello cooperativo, ma anche non soltanto quello in cui credo, quello che voglio fare. Cioè a me di farcela da solo non me ne interessa. No, non sono una persona che sta a proprio agio diventando caporedattore di chissà cosa, sto molto meglio in un clima di squadra con un obiettivo. Ecco, io penso che il giornalismo oggi deve darsi degli obiettivi. Noi qua dietro abbiamo scritto, in un certo senso, essere slow journalist è una forma di attivismo. Pensiamo che si possa fare attivismo nel giornalismo, con il giornalismo, e che modelli di business possano nascere proprio intrecciando le capacità di ognuno. Penso che sul fronte cooperativo dobbiamo ancora studiare molto sui modelli di business, ma almeno sulle pratiche di riconoscimento siamo molto facilitati. Ecco, cominciamo a sfruttare quelle e poi cerchiamo di studiare meglio come finanziare questi progetti. Ecco, in un mondo ideale dovremmo parlare non più di autofinanziamento di un progetto, ma di finanziamento di un progetto, cioè renderli anche in grado di stare sul mercato, poi non su quel mercato, magari quel mercato non ci interessa, ce ne interessa un altro, è costruibile, molte realtà l'hanno costruito, penso agli esempi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ma ve ne dico uno brevissimo per farvi capire quanto sia fattibile puntando sulla fiducia e sull'autorevolezza. C'è una rivista che si chiama UPA, che noi citiamo, che è la rivista dei pediatri italiani. Può sembrare una presa in giro, ma un modello di business fantastico, perché loro sono appunto un gruppo di pediatri che non prendono pubblicità per questa rivista, perché le pubblicità di settore sono tutte delle case farmaceutiche, quindi la gente non ci crede, perché dice sì, ma compro questa cosa in epoca Novax, no? Soprattutto, ma voi siete finanziati dalle case farmaceutiche. Loro hanno fatto una rivista senza finanziamenti, chiedendo ai vari pediatri di spargere la voce fra i genitori che portano i bambini ai loro studi medici. Hanno conquistato autorevolezza perché fanno molte spiegazioni, anche le vacanze migliori da fare con tuo figlio, cose molto carine e molto leggibili, e il risultato è che loro hanno 27.000 abbonati a questa rivista, che è un bimestrale, e quindi mantengono in piedi una redazione. Come l'hanno fatto? Con la fiducia. La fiducia di un medico nei confronti dei propri pazienti. E ti ringrazio tanto, Daniele. Grazie. Per questa bella chiacchierata. Mi raccomando, comprate Slow Journalism. Leggete Slow Journalism, ce l'abbiamo anche qua nella nostra libreria di Sharebooks, perché c'è davvero bisogno di un giornalismo realmente indipendente, indipendente nel suo senso più profondo del termine. C'è bisogno di un'informazione che riesca soprattutto in questo modello di capitalismo che proprio si forgia sulla gestione e la governance dell'informazione. C'è bisogno appunto di un'informazione che sia realmente indipendente, cooperante e sana, non nel senso ovviamente cattolico del termine. Grazie. Grazie ancora Daniele, ricordo a tutti e tutte l'appuntamento con cui abbiamo aperto questa diretta di domani alle ore 19:00.
in piazza Prefettura, davanti alla Prefettura a Padova, per stare vicini, per sostenere la Sea Watch. A Padova e in altre parti d'Italia c'è tanta gente che scenderà in piazza domani e non solo. Sosteniamo tutti la Sea Watch. Grazie a tutti e tutte. Grazie ancora. Buona serata.